Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi, allora ieri la Federal Reserve ha parlato nuovamente della possibilità addirittura di poter far salire il tasso di inflazione. Sopra il 2% nei prossimi mesi. In realtà, ehm, queste notizie, come sempre, ragazzi, lasciano il tempo che trovano perché poi un presidente della banca centrale può cambiare tranquillamente opinione anche dopo qualche mese. Di solito non è eh, utile fare così, però avviene soprattutto, ragazzi, anche per spostare magari i mercati in alcune particolari situazioni oppure instillare maggiore fiducia, ad esempio, nei, negli stakeholder dei mercati per far sì che i mercati si possano muovere magari in un determinato modo o meno. Eh, fatto sta eh, che eh, proprio nella giornata di ieri c'è stato un super pump and dump velocissimo sul mercato dell'euro dollaro chiaramente e del, anche delle criptovalute, così anche come il gold, eh, proprio a causa delle parole della Federal Reserve. Allora, oggi andiamo ad analizzare i dati relativi a questo cambiamento, che poi, ragazzi, in realtà vedremo tra un poco che è un cambiamento solo finto insomma in pratica solo una, una parola un po' di troppo e vedremo di capire come può influenzare questa decisione della Federal Reserve eh, di poter dire ok l'inflazione sopra il 2% per quanto riguarda eh, l'America nei prossimi mesi può essere accettata eh, cercheremo di capire anche quello che pensava il mercato perché il mercato forse si aspettava anche addirittura qualcosina in più andiamo subito a vedere i grafici perché oggi eh, sono ancora fuori quindi non mi vedete in viso eh, davanti a me c'è l'indice del dollaro americano eh, ragazzi allora l'indice del dollaro americano è eh, ve lo faccio vedere anzi perché vi ho preparato anche la uh, definizione vedete allora è un indice eh, che misura il valore del dollaro degli Stati Uniti d'America in relazione ad un paniere di valute straniere che sono queste qui che trovate elencato quindi praticamente è la forza del dollaro nei confronti di euro yen e sterlina, dollaro canadese, corona svedese e franco svizzero Ovviamente la stragrande maggioranza del, eh, diciamo di questo indice è composto da euro yen e sterlina Poi insomma ci sono eh, dei pesi relativi perché vedete l'euro pesa il 56, 57,6% Quindi questo eh, index in pratica ci dà la forza del dollaro nei confronti Dell'euro, sterlina e, e, e lo yen. In pratica, vedete, ragazzi, che dopo l'impennata dovuta al covid, eh, da qui in poi, dal 20 marzo, con la svalutazione che eh, la Federal Reserve ha iniziato a fare del dollaro, eh, ehm, abbiamo iniziato a vedere quindi una situazione di. Uh, di in pratica ribasso del, del valore del dollaro nei confronti delle altre valute che è passato da 102 circa 103 vedete agli attuali valori di 92 e, e, e 50 ragazzi allora questo tipo di svalutazione del dollaro non è una svalutazione inusuale perché è avvenuta più volte, quindi non è che sia un cambiamento radicale al punto tale da, farsi, da farci pensare, oddio cosa sta succedendo, vi faccio vedere ehm, i dati anche in passato. Allora, eh, intanto facciamo così, magari vediamo un po' meglio vedete, eh, soltanto nel 2018, nel febbraio quando c'era stata l'ultima crisi sui mercati finanziari, una crisi comunque eh, importante ma comunque non grave come quella appunto del, del covid eh, vedete che il, il dollaro americano, l'indice del dollaro americano aveva toccato anche un minimo di 88,60 eh, quindi questi attuali livelli ragazzi non sono eh, per niente dei livelli anomali, eh, sono passati due anni e nella ciclicità insomma ci stanno eh, tranquillamente. In media, in pratica, eh, l'indice um, dollaro americano è stazionario intorno a quota 95. Questa è la sua media. Di solito oscilla un po' di sopra, un po' di sotto a seconda della struttura. Eh, quindi, questa notizia di Powell ha ah, sì. Innescato poi una spirale eh, di, di ribasso del, eh, del dollaro come diciamo dicevo sempre fa, ragazzi: eh, perché? Perché ha dato la, mh, spazio all'idea che in effetti il dollaro possa essere ancora svalutato dovuta all'emissione di liquidità della Federal Reserve perché tanto l'inflazione anche se salisse al di sopra del 2%, non farebbe da tap. quindi non spingerebbe la Federale Reserve a cambiare le sue le proprie idee mh, sulla emissione di nuova liquidità. In pratica è come se abbiamo. Eh, se Paolo abbia detto, do ancora eh, la, mh, spazio all'immissione di liquidità. Quindi mh, per questo ragazzi chi ne beneficia? Ne beneficiano i mercati tradizionali, eh, quindi... Mh, classico Nasdaq e Dow Jones SP500 quindi i mercati americani anche quelli un po' quelli europei e poi ne beneficiano uh, i beni rifugio che dovrebbero essere il gold e il bitcoin in questo caso in effetti ieri c'è stata una vampata al di sopra adesso non la vediamo qui ragazzi perché è stata così breve la vampata che in effetti non si vede su un grafico dei dobbiamo mettere un grafico più piccolino e eh, lo uh, vedete qui per esempio su un grafico orario c'è stato, stato un Basso improvviso eh, del dollaro, poi recuperato e poi insomma si è tornato nuovamente ai minimi. Ovviamente queste sono situazioni un po' così, ma lo vediamo di più su Bitcoin, ragazzi. Vi ho preparato eh, anche un altro grafico su, su Bitcoin perché eh, a Bitcoin ha fatto il suo pump, vedete. Eh, proprio nella stessa candela questa qui è una candela che porta un pump eh, dalla, di circa 200 dollari quindi il 2% però ragazzi non sono grandi cose proprio perché forse i mercati si aspettavano anche un atteggiamento leggermente più aperto del, de, della federal reserve perché in effetti Powell ha detto sì ok io do la possibilità di salire al di sopra uh, di mh, a questi livelli però eh, non uh, più di tanto quindi solo temporaneamente quindi il in realtà, ragazzi, non c'è un cambio radicale della politica monetaria. C'è semplicemente una presa di coscienza del fatto che potrebbe oscillare un po' l'inflazione anche al di sopra dei precedenti livelli di obiettivi del 2% e non cambierebbe magari la politica della Federal Reserve se alcune logiche che stanno perseguendo non, non venissero rispettate, come ad esempio probabilmente quella occupazionale che è uno degli obiettivi principali della Federal Reserve. E quindi in pratica ragazzi questo pump è stato riassorbito, addirittura Bitcoin poi è sceso sotto, è andato a fare un dump, un doppio minimo e poi si è riportato in... Qui ehm, di massimo, queste eh, sono grafici orari. Eh, ricordate che un break di quest'area a questo punto dei massimi di 11.006 prima e poi 11.008 eh, indicherebbero addirittura. Un'inversione di breve per eh, Bitcoin, eh, per quanto riguarda il gold, stessa cosa: il gold è un po' debole in questo ultimo periodo. Dopo i massimi che è stato fatto, anche la borsa americana alla fine ha reagito e non ha reagito. Sono in fase di riflessione, ma andiamo a guardare un'altra cosa: volevo farvi vedere l'indice di correlazione eh, perché ehm, c'è anche una sorta di correlazione che possiamo calcolare fra Bitcoin e l'indice del dollaro per vedere effettivamente quanto le svalutazioni della Federal Reserve impattano sul valore anche di crescita. Di, eh, Bitcoin ragazzi allora questa è la correlazione tra Bitcoin e il eh, DXY che sarebbe l'indice del, del dollaro quindi la svalutazione eh, del dollaro eh, in pratica ragazzi l'idea in questo caso è trovare decorrelazione cioè andare a vedere quando l'indice eh, del dollaro scende in pratica Bitcoin dovrebbe salire e quindi ci vuole un fattore decorrelante in effetti anche se non si può parlare proprio di decorrelazione perché in realtà non sono livelli molto molto alti ragazzi, però vedete che quasi eh, diciamo sempre, insomma, ecco, in questi ultimi eh, in quest'ultimo anno eh, il eh, a parte questo questa fase qui dove Bitcoin e il dollaro sono oh, correlati o non correlati e correlati positivamente poi per il resto ragazzi spesso capita che eh, ci sia una, una correlazione inversa negativa vedete con numeri negativi fra eh, l'indice del dollaro e bitcoin anche adesso siamo così ragazzi e siamo così eh, sotto lo zero in pratica dalla, da giugno ma eh, un po' sopra lo zero si è arrivati in sostanza solo in questo frangente qui perché in pratica dal eh, febbraio eh, del 2020 e eh, c'è sempre stata una sorta di correlazione negativa fra il eh, dollaro e bitcoin questo significa che la svalutazione del dollaro incide positivamente sulla eh, re delle criptovalute e quindi spinge anche un'ottica un di considerare il re delle criptovalute come un bene rifugio eh, questa è un'ottica interessante interessante perché eh, si iniziano a vedere questi primi eh, segnali di natura macro che poi in effetti sono quelli che ci attendiamo dal mercato criptovalute non, non avviene sempre ancora non possiamo parlare di una vera correlazione inversa perché siamo a meno 0.2 però c'è ragazzi e eh, eh, la possiamo valutare eh, stessa cosa possiamo vedere per esempio andando a guardare l'indice di eh, correlazione con il sp500 correlazione ragazzi che fino al mese di maggio probabilmente era nella norma ma che dopo questa salita ha spinto vedete a massimi storici la correlazione fra sp500 e bitcoin questo proprio in, in virtù di questa importante situazione probabilmente che avviene anche da un punto di vista di svalutazione del dollaro quindi eh, c'è un insieme di ehm, segnali che hanno portato poi nuovamente bitcoin a questi livelli di massimo un po ragazzi forse se guardiamo questi grafici ci rendiamo conto che in effetti i rialzi degli ultimi due mesi tre mesi di bitcoin non sono poi dovuti proprio a bitcoin ma sono dovuti un po' alla svalutazione del eh, suo bene opposto cioè in questo caso USD perché in realtà noi quando guardiamo bitcoin ragazzi ricordatevi che guardiamo il grafico di bitcoin eh, contro dollaro quindi stiamo guardando il, mh, una frazione quindi bitcoin su dollaro quindi se diminuiamo il valore del dollaro è chiaro che bitcoin sale e quindi in pratica quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo da questi indici di correlazione ci porta anche a considerare il fatto che eh, bitcoin abbia eh, sì magari resistito a questa fase però in realtà non ha contribuito proprio la forza di bitcoin a far salire il prezzo ma Soprattutto la debolezza del dollaro, eh, debolezza del dollaro che abbiamo visto prima e poi, anche con questa correlazione assolutamente mh, fuori dalla, dalla regola, eh, con SP500 che è addirittura arrivata a una punta di uno 0,3. Ora sta leggermente invertendo, ragazzi. Bisognerà vedere se adesso andremo a fare una decorrelazione negativa. Ehm, che potrebbe innescarsi, ve lo dico in maniera molto chiara: anche da una bull run di Bitcoin, se Bitcoin dovesse in effetti, a. Ah, Anticipare fare una bull run e i mercati USA non seguire, probabilmente avremo un eh, ritorno di questo indice vicino a livelli più comuni e poi infine vi mostro l'indice di eh, correlazione con il gold. Molti hanno detto ok è molto correlato col gold, i movimenti di bitcoin con il eh, con loro sono correlati. In realtà la correlazione col gold non c'è, eh, non c'è e mh, a dire la, la verità: se in, negli ultimi diciamo, periodi, dalla, da quest'anno da questi anni. In poi è addirittura negativa. Guardiamolo su orizzonti più brevi eh, di eh, 90 giorni, un po' per eh, andare a vedere magari eh, nell'ultimo anno quello che è successo e vediamo che in effetti vedete eh, queste oscillazioni sono tutte intorno allo zero, tra 0 tra 0,15 e meno 0,15, quindi in pratica, ragazzi eh, è una leggerissima correlazione. Vedete? Ma partivamo da una decorrelazione, quindi da una uh, correlazione negativa addirittura tra Bitcoin e Gold: era meno 0.15. Insomma, eh, anche se diciamo operiamo una logica diversa, vedete, siamo vicini in pratica allo 0. Eh, non ho, direi che i eh, gold e bitcoin sono diciamo che sono indipendenti Ragazzi, questo probabilmente perché Bitcoin è estremamente, estremamente più volatile del gold e quindi difficilmente avremo un'indicazione su questi indici eh, di vicinanza. però quella che è importante da valutare secondo me, ed è molto importante, è quella legata all'indice eh, del dollaro. Perché eh, in questo caso, come vedete, l'indice del dollaro con una decorrelazione, con una correlazione negativa, eh, chiamiamo così, eh, eh, porta a un'idea, cioè al fatto che. Questo aumento eventuale anche dell'inflazione sopra il 2%, se la Federal Reserve volesse lasciare andare ancora l'inflazione più su, porterebbe Bitcoin a eh, un livello maggiore degli attuali prezzi e porterebbe a indicare Bitcoin. Come? Bene rifugio. Eh, in maniera un po' più ufficiale che ufficiosa, perché noi spesso ne parliamo da un punto di vista logico, in base alla struttura tecnologi tecnologica di Bitcoin, ma questi dati iniziano a indicare che effettivamente. Forse così la pensano anche gli altri stakeholder, quindi gli altri operatori di mercato. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi dati macro eh, relativi ai mercati cripto e mercati eh, tradizionali. Fatemi sapere cosa ne pensate. E come sempre, pollicione in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!